Il signore! Quando mi posso vedere? Ma ora aspetta! Ma in moto? Che? Ma rosso, è amarmita te! Dammugori di che ti dico! Guarda che mare! Questo è mare! Così quasi te lo pongo che c'è cambieste dopo loro! Che ingogne, con nome che si mi esaurete dopo! Dove è nato Alessandro Manzò? Nella clinica! Mi saluta Franco, oh forte! Oh, ma mi prendete in televisione per piacere! No, in la lavatrice, Maro! Allora, eccoci, come promesso, Scarpello e Mario alla telecamera. Noi siamo qui perché avevamo promesso a Tarsia. Noi siamo stati qui il 4... il 4? Agosto. Sì, quando tu. Ciao, come stai? Salutiamo Elda, ciao. A mia chi l'ha vista, mi è preso. Ciao Elda, no, sta facendo cose belle sicuramente. In bocca al lupo per tutto, Elda. Buonasera a tutti, siamo qui a Tarsia. Davvero siamo a Tarsia? Per la festa di San Cosme e Damiano. Tu sei sempre laureata in economia del turismo. Amici, ecco i preparativi che c'è il nostro e noi siamo sempre... Vi capisco amici, perché quando si preparano parlerò anche con voi. Allora, intanto questa è la festa di San Cosmo e Damiano, giusto? Venga signora, venga. Quindi che benedica a tutti i calabresi del mondo, ragazzi. Questo, con il nostro viaggio di Toronto, noi faremo San Cosme e Damiano. Le signore arrivano. San Cosme e Damiano, sì. Con le mani così, bucce le cipolle, con le mani così, all'improvviso, zucchero. Saluto Simone di nuovo, che domani mi invita lunedì a mangiare. No, basta, così siamo. E poi Daniele e Leopoldo del Rende 2. Leopardo? No, Leopoldo e Daniele del Rende 2. Ah, non Leopardo. Ecco, sì, no, arrivate lì. Allora, buonasera, come state? Non mi intervistate, perché no? No, vedete qua che voi siete componenti. Quando si lavora? Quando si lavora? Lasciate stare che casa greca si preparano per la discoteca, lasciate stare, facciateci la discoteca. Capo, mangiano pane e discoteca se mangiano dopo. Tu vai in discoteca? No, non mi piace. Perciò vado d'accordo con me. No, non che le discoteche dovete andare. Tutti io vado. A me sinceramente non piace l'ambiente che c'è in discoteca. No, ci sono le discoteche, non ci separiamo adesso, no, non facciamo... Però no, tutti i giorni no, perché sennò pane e discoteche. Signora, arrivederci! Come vogliamo? Che fate di qua? Questa è la pesca di beneficenza. La pesca di beneficenza, quindi no, dopo pescate. Vabbè, ma lo Scarpello, dopo che sta facendo? Un regista che sta facendo? Voi dal discoteca! È la turista! Che sei sorelle, Maro, se... Ma andiamo dal sindaco, dal vice sindaco. Buonasera, possiamo? Volevo... La festa di San Cosmo e Damiano ricorre proprio il giorno, facciamo un saluto tutti i devoti. Lunedì. È sabato però. Non lo so. Festeggiamo prima. Io sono nuova. Lei ha solo le 9, ha detto. E che ordine è il vostro? Cuore. Noi andiamo a Toronto adesso. Le sorelle. Le salutate. Tutte le sorelle. Noi abbiamo dei suoi nostri. Istituto Sacro Cuore. A Toronto? Di Ragusa, istituto Sacro Cuore di Ragusa siamo noi. Insomma, sbaglio, siamo già state però. Che Dio vi benedica, cioè che benedica anche a noi. C'ho una sorella a Queens. A Queens, a Chicago quello là, Queens con il Chicago, no? O proprio Toronto? Non lo so. Torre abbassa casola, capo. La cazzola. Vuol di Ragusa. Da Maria Schinina. Come no, grazie. Attenzione. E c'è te che Dio benedica, pure loro a me benedica. Io metto tutto. Gloria, chiesa di Cabagna, Gloria, acqua del deserto, Umberto Tozzi. È morto. E è viva ancora. Ti stai divertendo in questo percorso? Certo, ovviamente sì. È divertente tutto il percorso del Permetti Signore e poi comunque, ripeto, è anche divertente stare comunque con voi, con tutti voi. Hai capito? No, ragazzi, mo a parte gli scherzi, divertitevi in discoteca, sennò pare che facciamo... Allora, guarda che ne c'è. Intanto Tarsia ci ha accolto alla grande e noi dobbiamo stare insieme a voi perché Tarsia, lei è il sindaco. No, io non sono il sindaco, sono... Ma lo farà, da grande lo farà. Sono un tarsiano. Sono un tarsiano. E ne sono lieto di essere di Tarsia. Bravo. Ha dei parenti a Toronto? No, non c'è. Scovanno ancora non c'è. Qualche sua compagna di classe, lei che scuola fa? Beh, le scuole non... Ha lavorato, la scuola della vita. Una scuola dei migranti.
Sì. No, dove ha lavorato? In Svizzera. In Svizzera. Che lavoro ha fatto? Muratore. E poi è ritornato al suo paese. Complimenti. Queste sono sono liete. E io anche, perché vedendolo, insomma, e non sorride, e facito non so, bravo. La gente che ha lavorato onestamente sorride, che se la Calabria bella che ci appartiene. E nacchita pulla lera, nacchita pulla lera, nacchita pulla lera, nacchita pulla la. E come sei troppo muscio però. E ti ho nacchita pulla lera, nacchita pulla lera, nacchita pulla lera. Saluta, Simone. Allora facciamo una cosa. Se lo saluti un'altra volta non ci porti ciò, tu dico. È nato Simone, un secondo. E quando Simone ci sono? Sono due Simone. Due Simone. Ma basta con se Simone. Ma tu guarda Roberto che si ammucia dei spagni. Robbe, non ti inguaggio se t'ammo. Allora. Dicevo, Simone in the world. Allora, tu non c'eri, ma siamo stati ospiti in questa... quale giorno? Il 4 agosto, il 4 agosto. E perché fate così? No, il 4 agosto, vuol dire il 4 agosto. Sempre con questo spangolo, no? Venite, no, allora, prima salutiamo il sito, e dopo vi venga a capo, su Pasca, a chiesa, perché dobbiamo salutare. Oh, abbiamo il primo cittadino, che io, la prossima, che l'ho conosciuto. Sindaco, però è alto però. La città da ora. No, vabbè, però è alto. Ho detto, mo lo sentirete parlare. È una persona, è un sindaco simpatico. Perché c'è un po' sindaco con suo antepatico. È un sindaco simpatico. Allora, sindaco. Tutto bene, bentornati a Tarsia, in questa giornata importante per noi. Abbiamo i Santi Medici che festeggiamo, un festeggiamento che il paese aspetta tutto l'anno. Bellissimo. Siamo devoti a questi santi, abbiamo una bella veglia serale in questa zona importante del nostro paese, che è Via Livella. Questa è Via Livella? Via Livella, sì, questa è Piazzale San Cosimo, una zona più importante, più intensa del nostro comune, dove c'è più gente. Dove c'è più gente, sì. È una parte nuova. E speriamo di fare vanno una serata. Vanno votato qua, sì. Guarda, sinceri, ci hanno votato tutti i partner, No, perché magari c'è un zoncio simpatico, no? E lì vedo il vice sindaco che è stato da tramite, mi ha fatto conoscere il sindaco, Gianfranco Iusi, veramente spettacolare. Grazie, e purtroppo non c'era la sera. Grazie a te, Pino. Io ti do un bacio perché... Oh, ma se tu tutti avuti, che benedica. Lei è Robertina. Piacere, Gianfranco. Vabbè, allora tu non li conosci, vedi se? No, allora. Loro sono due collaboratori importanti. Sì, ho visto. Allora, come avevamo detto, nel mese di maggio, giugno. Quando avevi promesso, e sei qua. E io sono qua. E ti ringraziamo veramente tanto. Io ringrazio voi per l'accoglienza, perché è veramente un comune che ci ha accolto alla grande, con grande gentilezza. Entusiasmo. Bravo. E tu aiutami quando, perché vedo laureato. Sì, sono laureata in economia del turismo. Lei collabora. Allora, noi questi filmati poi li vedranno su YouTube, sul nostro sito www.pinogigliotti.com, o il primo è sempre Ten, www.tenonline.it, se no Luca chi non sente, eccetera. E poi sul mio sito, quindi questo filmato andrà in onda il 12 agosto. Il prossimo anno spero di essere di nuovo qua. Il 12 ottobre parto per Toronto. Allora un saluto a tutti i tarsiani, davvero da Tarsia, al sindaco, da tutto Tarsia, mando un saluto agli amici e compaesani che sono a Toronto. Tutto a Tarsia li saluta. E questo è molto bello, perché ve lo farò vedere, amici, anche da parte del vice sindaco. Anche da parte del vice sindaco un saluto a tutti i tarsiani che sono lì a Toronto. E questo poi rimarremo in contatto con voi, perché poi da Toronto vi chiamerò e faremo anche una diretta, vediamo se possiamo organizzare qualcosa, oppure trovare qualcuno, sindaco, che parteciperà a questo programma che farà Pino lì a Toronto. Lo adottiamo, facciamo tarsiano. Io sono veramente felice di stare insieme a voi, perché è veramente. Vedete, vai signorine, vieni qua, sì. Vedete qua. Allora, sindaco e vice sindaco, volete, chiudiamo dopo con voi, va bene? Mo faccio l'ultima, faccio un po' di riprese qua e dopo chiudiamo qui con che cosa chiudiamo? Con il sindaco e Pierfrancesco. È Pierfrancesco, è il vice sindaco. È il vice sindaco. E intendi che c'è una canzone? La canzone, paese. Lo paese lei non mangiava se non ero ritornato, ti ricordi? Ma ricordi, qual è che sei? Ma ricordi, paese dove si nasce, non è stato il gado, lei non mangiava se non era ritornato. Questa era di Nicola Di Bari. È morto. È vivo, c'è. No. Allora volevo dire, no, ma aspetta, scusami un poco, ma paese mio che stai? Sulla collina, dice il sole, Ribero, addormentato. È addormentato, e c'è se
mi piace la tua allegria, che sarà, che sarà. Il più famoso del mondo. Che sarà della mia vita, chi lo sa, viz? Bravo. Allora, Robby, tutto a posto. Allora, andiamo da queste parti e poi. Dobbiamo salutare. Buonasera. Buonasera, venite. Siete stati? Spagnolo, come? Ma che sei spagnolo, guardano guaglia che si spagna. Come sta? Io sto bene, lei? Bene, dica. A Tarsi dice 8 e 9 fuori valore. Fuori valore. Tocca a virre. Tocca a e chiudo il nuoglio. Che bella. Fare una canzone. Tu fai pigli questa canzone. Una canzone di Tarsi. Io una volta se a cantare, quando era grande, ma ancora sono in piscinino. Ma c'era una canzone. Io? Ti ammiro perché ti guardo sempre la televisione. E mo hai visto che ti io conosco quello. Loro dicono no, non è vero, invece. No, non sono capace a cantare, non sono. Ma sono tutti gli amici, quelli che sono a Toronto nel mondo. A Toronto c'è un sacco di parenti. Tutti i cariati sono cugini dei miei. C'è mia zia. Che c'è? Grazie zio qua, me. E quando siate a Toronto siate. Bene. Facciamo un saluto a tutti quelli di Toronto, facciamo. Lei apparenta a Toronto, apparenta. Io? Ma quando mai? La famiglia mia non ha avuto mai bisogno di emigrazione. Non ha avuto bisogno di emigrazione. Ma sta signorina è con voi? Sì. È laureato. E che significa? Che significa? La cultura non viene dalla laurea. Ma puoi salutare qualcuno, qualche amico? No. Bravo, questa è la cultura non viene dalla laurea, bravo. E perché scappa, mo? Perché scappa? E perché devo andare in chiesa, il dovere mi chiama. Ah, c'è la chiesa, c'è. Oggi lei si chiama Cosmo? No, e neanche da mia. Signor... L'ha chiamato prima Angiolino, mo dice. Angiolino, già. Grazie, arrivederci. Fra poco verrò anche da voi, verrò amici, perché stasera farete. Su, a me è artistico. Allora, vediamo, andiamo su per la chiesa. Andiamo sulla chiesa? Andiamo su per la chiesa. Andiamo per far vedere proprio la chiesa della. Buonasera. Certo. Quando vedo le tavole. Buonasera. Venite. Come state? Charles, Maruzzi, Scarpello e Mario. Facciamo un saluto. Sì, ci andiamo subito. 2 minuti per dare un. Magari padre, che ne. Fino a stasera che ne. Ecco. No. No, per amor del cielo. Un saluto, una. Allora, noi andiamo a Toronto. Anzi, se Dio vuole. Lei di dov'è? Sono originario. Sono di Rossano originario. Rossano. E invece poi. Sono il parroco di Tarsia. Lei capite, di Tarsia, no? Di Belluno. Questi sono tutti fedeli. Sono piccoli fedeli questi. Bravo. E mi raccomando che l'oratorio è importante, ragazzi, perché bravo, esco dall'oratorio. Dillo anche agli altri, tutti gli altri. Stai dicendo uomo, comunque scrivo. Quando è intervistato dall'altra parte. Allora, vi dico una cosa importante, ragazzi, che l'oratorio è importante. Io sono nato nell'oratorio con il grande Don Ciccio Michele, mi onoro, Don Elisa Michele. Quindi artisticamente e poi sono lì sotto, hai fatto così, sono muore. So che fai vai su pistelli, su proprio piano. Grazie. E allora ragazzi, che facciamo? Vedete qua. E ne capi meglio, voglio vedere una cosa. Sì, ah, un caffè! Hai ragione. Allora, un primo caffè. Il caffè Cosenza, ricordiamo appunto che si trova a Via Pane Bianco a Cosenza. Quando sbaglio che poi ti fai uno schiaffo. Scherzando che siamo buoni. Grande caffè Cosenza. Capita a tutti di sbagliare, sbagliare è umano. Tu non sbagli mai perché sei già. Questa è una bella tassa di caffè. Grazie, quando si alza la mattina. Gentilissimo. Anche perché. Penserò a voi quando mi alzo la mattina. Grazie. Allora, ragazzi, vogliamo fare una cosa. Un saluto a tutti gli amici di Toronto che ci seguono, perché noi andiamo a Toronto. Vedete come caso c'era Rosario o Bleminare a capo, sua cosa Bleminare. Vedete che. Mio figlio Michel Bosè. Che ti ha fatto una cosa di caggio da me? Ragazzi, allora, avete sentito cosa ebbene che stiamo scherzando. Avete visto cosa mi ha detto zio Pe? Dovete stare nell'oratorio. Perché imparate a vivere con gli altri. Ah beh, gente che hanno uno scoppolone, bene qua. L'oratorio a Tarsi è una rima. Ma dove? Ci trovare i soldi di tuo padre, che cosa che stiamo cercando noi di trovare? A Toronto. Così facciamo l'oratorio a Tarsi perché non ce l'abbiamo.
Non la togli nella stanza, ma parlo col sindaco perché il sindaco è una brava persona. Lui ha preso l'iniziativa, io non ho parlato di oratore. L'oratore deve essere grande. Hai toccato un punto dolente. No, lo facciamo, questo è un fatto culturale che dobbiamo fare. Tu come creassi capricca faccia? Quanti anni hai? 13. Stai studiando? Sì. Tu? 12. A te ti piace le scatolette di tonna? Ragazzi, ce ne andiamo perché... grazie per l'ospitalità. Tanti auguri. Signore vi benedica a voi e a tutti gli emigrati di Toronto. Aspetta che questo lo facciamo più. Canzone che devo fare a canzone. A tutti gli emigrati di Toronto gli mandiamo i nostri saluti, il nostro affetto. Rimaniamo sempre uniti, ecco, sempre con i valori e le tradizioni della nostra patria, che vanno inseriti poi anche nelle tradizioni che si trovano in questi luoghi. Viva la Calabria, bella e onesta. Viva la Calabria, viva l'Italia in questi 150 anni dell'unità d'Italia. L'unità, c'è. Ecco. Tanti saluti a tutti gli emigrati a Toronto. Grazie. Auguri e benedizione. Benedizione, grazie. Questa è una benedizione a tutti i calabresi del mondo. Un bacio, grazie. Ciao. Si chiama? Don Pompeo. Don Pompeo, Don Pompeo. Allora, Capucci Pigno, su un vedo all'oratorio. Cura sta fila per Pigno Pigno. Ci andiamo da qua, piano piano. Beh, facciamo vedere una persona. Piglio un caffè. Buonasera. Abbiamo fatto anche la benedizione. Come fa? Come sta? Ma vedo una cosa, vedo. No. E di siete voi, Itarsi? Sì, sono Itarsi, sì. Vi voglio fare un regalo. Sì. Vi voglio fare un regalo. No, regalo non ne volevo che ne avevamo abbastanza, no. C'è un da sempre che guarda che io parlo diritto di cose, parlo la cosa. Lasciatemi fregare. Sì, vieni qua, guarda che ti do, vieni qua. Vieni, guarda che ti devo là. Guarda che ti do. No, non ne vuoi il caffè con te. Molto. Signora, no. Non mi preoccupare. Volevo dare questo caffè. Oh, signor. No, ha ragione, signora. Sì. Parla che stiamo menando, signor. Andiamone. Parla che stiamo menando, signor. Guardala che... Scusa. Ma capite io, parla che... Capite io. La signora parla che stiamo menando, se ne è fuiuto. Vieni. Vedi che sono domenica, la signora domenica tuo marito. Ma tuo marito? Ah, perciò ha visto un marito, se ha visto un marito si è preoccupato. E come siete violenti? Adesso come violenti? Noi siamo qui per sorridere, cari amico mio. Come sta? Vabbè, signora, se ne fui. Ma tu chiesto, come si sembra? O cognome? Spina. Parte era Peppe Spina. La buona vantaggio, si è mangiato i fichi d'India. Vabbè. No, io facevo lo macchinista in ferrovia, che non conoscevo il padre. Ma davvero che la moglie la vostra? E chiamella casi no per si è spagnata. Avete due. Signor. Avete morire. Che sei bella, voglio. Che sei bella. È un incontro col papà di Pier Francesco. A fra cacca. È vivo tuo padre, no? Sì. È vivo. Pare al Capone, pare. Un figlio dal Capone. Come ha detto? Pare un figlio dal Capone così. Con la mano così pagate una pistola. È ricegnua. Questa qui domattina si può. Si può bene di mamma, rete. No, si può bene di mamma. No, si può bene di mia madre, no. Questo qui è una bella tazza di caffè, te la fai domani mattina e pensa al gran caffè Cosenza. Guarda se campane che stanno facendo. Quindi te lo ricorda per prima. Ah sì, alla stazione di Tarsi. Facci una canzone. Alla stazione. Teni come corri. Ecco, la stazione. Ha visto, Renato Zero. Lucazia di provare. Ciao, grazie davvero. Calenderni, ciao, grazie. Ciao. Buona, se ha qualche parente a Toronto lo può salutare. Qualche parente a Toronto. A Toronto? C'è qualche parente? Non ho parente, ma sono tutti gli italiani. I calabresi, tutti gli italiani, bravo, tutti gli italiani. Appestolati? Eh? Appestolati? Sì. E tu? Ricordiamo Zio Pino. Sì, allora due sponsor. Lo sponsor, vai. Pasquale Belmonte Traslochi a via Cristoforo numero 59 alle spalle del Tribunale a Cosenza. Grazie Pasquale Belmonte perché ha riconfermato sia parola mia che grande Pasquale Belmonte e sia per me signore. E pure Toronto, anche Toronto ha sponsorizzato. Pasquale, sei un gran. E ancora Eurogronda di Luigi Violetti incontrata a Gidora, zona industriale di Luzzi. E poi andiamo agli altri.
un altro sì. Un altro, Pizzi e spizzi che a Via Popilia, secondo l'Ottono. Grazie. Allora, grande arancini, grande pizza, forno a legna, l'unica pizzeria che fa a pizza in rateglia con un forno a legno, Natalino, in via Popilia. Agli altri andiamo dopo, va bene? Sì, ok. Va. Grazie. Allora, prima parte, andiamo alla seconda. Allora, seconda parte, sempre a Tarsia, amici, bella Tarsia, ci ha accolto alla grande e noi ci piace che siamo ritornati. Sì, si ricordiamo a questo punto l'agenzia di viaggio e turismo Mufasa, a via Orti numero 13 a Mantea. Silvano Mufasa, grazie che ci hai fatto volare, l'agenzia Mufasa, e io Silvano è l'amico, ma l'agenzia è Mufasa Viaggi in Mantea. Grazie Silvano, grazie a tutta l'agenzia Mufasa. Un grande grazie, grazie. Mufasa. E poi Aerogronda, mi raccomando, a Compa Luigi, che ha riconfermato parola mia e ha riconfermato anche per mettere signor. Sindaco, allora abbiamo ripreso questa seconda parte, qua si stanno i preparativi, ci sono. Guardando i primi maccheroni da quando vino. Si paga un'offerta. Però grazie a loro i volontari che la signora, tutti quanti, che danno questa la loro disponibilità a questa bella serata, con questo prodotto tipico tarsiano, ma calabrese, quello sono i maccheroni. I maccheroni qua, fatti quello. Signor, come facete i maccheroni? Scusa, venite. Ma mo i campani fino a domani suonano. Siamo tipo San Pietro. Tipo San Pietro, fate a me. Venga, signor, venite qua. Allora, due minuti ci siamo... Guarda, che vino, compa. Con salute, fammi vecchi chiare. Mamma mia. Vuoi assaggiare subito? Dopo assaggio, quando... Vino, eccolo qua, quanti bicchieri, vino, tira cabà, quanti bicchieri, torni in saldagata. È morto. È vivo. È vivo, è morto. Allora, scusa, allora, vedi qua. Oh, vuoi un bicchiere? Sì. Tu vuoi un bicchiere? No, non bevo, sono assente. Signor, come fate allora queste? Come facete? Cosa? I fusilli, come i fusilli? Sono già fatti, li abbiamo già preparati. Ma sempre con un filo? Sì, Corofilo. Sì. Cacchio c'è lo succo? No, ancora... Caccio su i porpetti. Oh, succo con i porpetti. Divertitevi, come dato festa che lo fanno con grande passione. Certamente. Per San Cosmo Damiano. Grazie. Allora, proseguiamo. Per Frangè, i piccoli luci, che fanno mo? Tuoni e l'aspetta, tuoni e l'amb. E fanno CD, le fanno un tuono forte e non può fare niente alla festa, o vola tutto. No, deve dire che San Cosmo e Damiano stasera non ha fatto... San Cosmo e Damiano non ha fatto nessun temporale perché deve fare la festa di San Cosmo e Damiano. Che grande. Diamone. Mina buona cucina. Allora, prendi il caffè. Dov'è il caffè? Allora, un caffè dobbiamo regalarlo a Vice Sindaco perché ci ha fatto questa grande... Gran caffè Cosenza. Ragazzi, mi raccomando, gran caffè Cosenza. E un altro al sindaco, per il sindaco. Va a finire su un bosco assieme per fare. Caffè Cosenza, simboleggiamo sempre la squadra del Cosenza che è forte. Forza Cosenza. È una bella tazza di caffè, sindaco, non si ci sia. Forza Tarsia. Grazie di nuovo davvero per questo ritorno a Tarsia. Speriamo di aprire un grande rapporto. È già per me è già aperto perché oggi sabato. Con tutto il tuo gruppo. Grazie. In modo che far conoscere Tarsia anche fuori nazione. E questo noi promuoviamo perché sul nostro sito www.piaggiotti.com ci sarà questo. Poi vedrete dopo Toronto che cosa succederà con tutti i canadesi, insomma. Intercultura. Lo scambio interculturale, certo. Tanti nostri concittadini che stanno in Canada, Argentina, Brasile. È un modo anche per avvicinarci a loro e farli sentire vicino a Tarsia. E questo è bello, questo perché esce veramente il cuore del vero calabrese. Vero calabrese. Poi dove giovane, lo dico per... grazie per giovane. Ma è terminato la volta. Grazie per il giovane e soprattutto simpatico. Allora, proseguiamo, che facciamo? Vogliamo proseguire? Pupino. Sì. Allora, in diretta ragazzi, Pier Francesco che assaggia il vino. Dai. Un bicchiere di vino a Pier Francesco, venite. Pier Francesco. Perché no? Ci mancherebbe. Un goccino, potevamo trovare chi è che... Lei la me... festa. Sì. Saluti qualcuno. Salutiamo il vice sindaco che certo. Ogni giorno lo vedo tutti. Ogni giorno lo vedo tutti i giorni.
Ha già bevuto, ha già bevuto. No, è pagato. Va pagato. No, prego, prego. Salute, a due pen, a due. No, io no, Andone, Andone. Ah, faccio io. Ah, sì. Tu non l'assaggi dopo? No, no, non bevo, sono astemia. Beve. No, non mi piace. Sennò bene che prendi anche noi. Non mi piace bere, no, niente. Ma lo può bere. Ma non la guardare ciò, se ti guarda ciò, ma non so. No. Una cosa nasce cocchino. Signor, come andiamo con questo gioco? C'è che ciò uscia. Vabbè, ancora è presto però. Sindaco, ma di sì. Invece si accompagna. Dove? Come? C'è ciò uscia, zio. C'è ciò uscia. A voi. Vabbè, ma ancora è presto però. Speriamo che c'è una cosa. Voi fate tutte queste fiere dove? A in cosa? Giro per la Calabria. Ma c'è proprio questa crisi tutto dappertutto? Dappertutto. Usa che i piccini ne cavano i pistole, bombano i pistole vere, ma che non vanno giù i pistole. L'amore è un giocattolo, l'amore è un giocattolo, ti ricordi? Tutto dai autogruppini. È buono, è buonissimo. Venga, venga, venga. Bene, 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 casino. Che ne dite, i pizzi dei soldi. Bibba dagli occhi verdi, è bella, bibba dagli occhi verdi. E poi? Poi c'è che dici da Lecce. E come? Giacobbe, mi hanno fatto innamorare gli occhi verdi, bella. Di tua? Tua madre, mi hanno fatto innamorare gli occhi verdi. Ma cosa ha pigliato? Sa pigliato. Alla moglie di... Hai questa qua. Gianni Bella cantava Totto, il mio corpo ce l'ho. No, non si può morire indendo. Possiamo andare fuori, Simone. Allora, ragazzi, qua ancora si sta preparando la festa, insomma, quindi diciamo che ancora in base ai preparati. Oh, e chi ne può lavorare? Guarda che ne può lavorare i guaglioni, guarda, ecco, ecco i ragazzi, guarda. Ecco, quanti anni hai? 22. Guaglione, sei già vecchio, vuole pensare che è guaglione. Però vedi che i giovani come lavorano, vedi che i giovani. No, voglio dire che chi vuole lavorare, un lavoro trova. Ah, voglio volontarci, voglio lavorarci. Non sei di Cosenza? No. No, no. Lavora, lavora, lavora. Combatte noccioline che fanno bene proprio il cuore, fanno bene. È logico. Noccioline con Viagra, Cristo. Sì. Noccioline con Viagra. Ciò ci fa effetto a che sono. Grazie. Allora, dopo ci facciamo proprio due minuti per chiudere col sindaco. Invece è una bella serata. Noi come abbiamo promesso, capiamo che ancora c'è poca gente, però noi per impegnare il sabato la nostra telecamera. Signor, potete salutare qualcuno? Avete qualcuno in Canada? No. Allora, mi sa che... Ecco, signora. Buonasera, no. Di dove siete voi? Sono gente che viene a lavorare. Di dove siete voi? Vieni. Marocco. Sì. Che vendete? Vendete roba giocattolini. Argenteria? Giotterie, non argenteria. Giotterie. La borsa, quella per tavola, non so. In bocca al lupo. Al lupo, no. Al lupo di sì. Al lupo. A te al lupo. Vabbè ragazzi, allora ci inoltriamo. Ce ne andiamo di là e magari chiudiamo. Sì, sì, chiudiamo. Allora Befagno, intanto che sì. Sta facendo un pascolo, Befagno, sta mangiando un occhio. Magari il sindaco sì, poi. Sì. Il vice sindaco giovane e devo dire che ci ha tenuto che noi facessimo questa festa il 4. Ho ringraziato perché c'era stata una promessa che avevi preso già nel mese di maggio. Veramente ti rinnovo i ringraziamenti. No, grazie a tutto il pubblico. Sicuramente collaboreremo nei prossimi anni. Grazie, grazie perché faremo secondo me una bella. No, un diciamo che se no poi ne copiano. Sì, è vero. Un excursus, diciamo. Se no ne copiano, quindi facciamo le cose per bene. Allora, signora, quando abbiamo Mario? Gli altri sponsor da salutare. Sì, salutiamo il ristorante Temesa presso l'SS18 a San Lucido. Grazie Pasquale, grazie alla signora perché veramente si mangia veramente bene. E allora noi, ecco qua. Allora noi io devo salutare perché un po', caro vice sindaco, io quando. Ecco, che ti ricordano queste tavole, per favore? Quando si ricordo le tavolate! No, i tavoli che tavolate. Per fare un legno ci vuole un tavolo. Per fare un legno ci vuole un tavolo. Ti ricordi c'è Giannico, è morto. È morto, ma chi sei morto da vedere? C'è che è morto da vedere. No, che Dio mi perdona. Allora noi quando veniamo a fare la serata, la prima cosa che facciamo, andiamo guardiamo. Un mixer. E che sei un bello mix? No, è discreto. Che sei un bello. È un bel. Io hai fatto feste, me le pagare con cascette, ma non da me, cascette. Ma piene di pomodoro. Ma magari, ma almeno li mangiamo.
Quindi quando vedo questo qui io vi capisco, cioè mixer vanno tutte le persone. È bello grande. Il palco è bello grande, che è aggiustato pure discretamente, no? Va bene. No, speriamo che stasera facciamo una bella serie. Una bella serata. Di dove siete voi? Noi siamo di Rose. Orgogliosi di essere di Rose. Pure tu? Sì. Anzi, una volta è uscito, ma è orgoglioso di essere di Rose. È meglio quando facevi la vita, no? Che tu suoni, che fai? No, no, siamo sono dei tecnici. Cioè, parte tutto da qua il vostro. Sì. Questo è il polmone. Sì. Orgogliosi. Avete parenti a Toronto? A Toronto? Può darsi, non lo so. Può darsi. Può darsi. Non che parenti, oh, mamma. Allora, ragazzi, siete pronti? Vi faccio conoscere, insomma, Sì, poi... venite, però scendete. Scendete. Abbiamo incontrato, allora, fammi sentire come sento il microfono, fammi sentire. C'è la chiesa. Ok, l'archetto. No, no, su il microfono, sono pronto. Ah, un secondo. Sì. Aspetta, che ti faccio. Vediamo come è il suo mixer. Sì, pronto. Sì, perfetto. Bravo. No, va bene. Magari... No, però ne ho trovato servizi buoni, ma chi se è buono davvero? Vabbè, discreto. Discreto, eh? Cerchiamo di essere modesti. Allora ragazzi, vieni. Tu sei la mia zibatia, ti ricordi i Cassadei, Raul Cassadei? Su viva, go! No, perché ogni tanto... Allora, quando abbiamo giunto poi chiudiamo... Ecco, allora... I tira diritto. Ah, perfetto. Dove siete? Di Mongrassano. Mongrassano mi deve far salutare il grande dottore, il dottore Manci. Dottor, vi voglio bene anche alla moglie, vi voglio bene anche perché la nipotina sta avendo un grande consenso. È vero, è vero. E il dottore Nograni. Anche Alessia è molto bella. Alessia, Alessia le vista cresce. No, come fanno l'altro che le vista cresce, le vista cresce. Un saluto anche ai genitori. Allora, tu mi sa che... Pensa che era combo. Che musica fate voi? Noi facciamo musica etnopopolare. Diciamo facciamo musica nostra, però quando suoniamo dal live inseriamo anche pezzi della musica popolare del sud. Però diciamo facciamo musica nostra. Abbiamo fatto dei CD. E a dove? Tu vai già pubblicizzare? Lo prendiamo subito. Adesso lo prendo subito. Quindi un bel gruppo. Prendiamo il disco. Allora, la volete a Roberta che ve la mando? No. No, che scherzo, Robertina è con me. Ciao ragazzi, pigliate un CD allora. Scusa, tu volete perfetto? Un attimo, mo si è fatto un bicchiere di vino, sentire, con un bicchiere di vino, ma te lo porto. Com'era il vino? Era buonissimo, che bello cazzarecce, tarce è una buona canzone mia, bellissima. Musica è la vita. Vite di stare insieme a te, Eros Ramazzotti. Guarda Roberto, dove? Esce che te hai visto, Robbe, ma ti mandare te là, te ammucci, Robbe. Tarsia, belli, turista! Ancora ci balezzate! Si stanno avvicinando i nuvoli. Si stanno avvicinando i nuvoli, fanno CD, lo temporale di Labetone. Ma non c'è perché c'è la festa di San Cosme e Damiano. E quindi però ci... E ci tiene morta questa festa. Allora, mi saluto un amico che si chiama, sì, un grande amico di tutti, a Sergio. Saluto a Sergio da Piefagesco. Ah, ecco qua, ecco, te l'ha detto, vedi. Allora, questo qui ci piace perché, voglio dire, sono ragazzi, io quando incontro i gruppi, quando incontro i cose, sono tutto arraggiato, questi invece sono dei ragazzi che ci conosciamo adesso e sono dei ragazzi straordinari. Te lo regaliamo. Grazie. Almeno così vediamo se apprezzi la nostra musica. Grazie, assolutamente, perché ho già ascoltato alcune cose vostre, siete veramente gentili. Io vedo un bigliettino mio, così ci scambiamo un po' le nostre opinioni. Grazie. Raga, in bocca al lupo, grazie. Divertitevi, grazie. E perché sono guagnoni sorridenti, certi gruppi qui sono tutti bom casa, ma gli altri sono dalle cose, sono altri. Grazie ragazzi, un bacio. Allora, chiudiamo. Signorinella pallida, la ti ricordi? Non mi ricordo. Io mi ricordo tutti questi canzoni. Ma questo, Franci, ma ti ha fatto effetto o vino? No, è buonissimo, sono contento. Fa un altro bicchiere. L'altro, come vivo, Bob? O mica si è impostato, non va a nessuno. Pier Francesco d'ora in poi entrare in un gruppo folcloristico, quello che abbiamo visto prima. Andiamone, allora, ecco qui, questa è una bella cosa. Allora, quando abbiamo, Mario? 6 minuti. Oh, allora consigliamo e chiudiamo. Il sindaco, sì. La chiusura la facciamo, facciamo una ripresa. Nella chiusura, ai nostri, sì, che cosa facciamo? Una ripresa a San Cosimo e Damiano. Di tutto questo facciamo le riprese nella chiesa. Non ne fa.
E i santo li fate pigliare? No, no. Ha detto no, ma mo c'è una cosa. Ah no, no, vabbè, tu, tu, no, no, bravo, bravo. Allora capito, in silenzio. Allora facciamo una cosa. Facciamo allora, facciamo noi, perfetto. Allora, noi facciamo, prima di chiudere, noi un minuto. Mario, se ti fai delle immagini e facciamo questo bel regalo giustamente a tutti. Cioè, in silenzio, no? Cioè, no, no, fa no, solo no. Le riprese come chiusura. Perfetto, facciamo questa cosa qua, Mario, va bene? Grazie. Allora noi. Saluto al Canada a Pietro Felicetto. Ci ha pensato. Ma era scordato. A Pietro Felicetto un gran saluto. E state sicuro che te le rimanderà? Sicuro. Assolutamente. Ma voi che fate di bello? Comitato per la festa, raccogliamo i fondi per certo, tutto ciò che si fa. Certo, certo. E che cosa offrite? No, non offriamo niente, raccogliamo la piccola offerta. Una piccola offerta. Qualcuno non ha fatto male. Che dice Ceso? Quello dei tre? No, è il gruppo dei tre, come si chiama? Di napoletane. È un complimento, no. Allora, guarda che la gente incomincia a venire, però a noi ci è piaciuto far vedere come si prepara la festa. Anche perché veniamo di nuovo, questo ve lo. No, sì, questo ve lo prometto. Tanto abbiamo per il prossimo anno, se Dio vuole, abbiamo giugno-novembre confermato grazie a tutti gli sponsor. Una new entry, poi corrida, se corrida con Francesco. San Francesco mettiamo come il filosofo della musica. Bravo Pier Francesco. Chi ti sei perso? Il quaccio che ti sei perso. Noi facciamo questa grande, quest'anno allora ve lo posso già dire da adesso. Faremo una serata con veramente la corrida di Tarsiana. Da regalare a tutto il mondo, quindi questa ve lo voglio dire in anticipo, senza che ti girano e facendo questo a chi ne sapete, a chi non lo dico, no? Su un pacco ci sape sta, ci avete sape sta. Signor Presunduo, siamo. Signor Presunduo. Bene, aspetta, come ha detto, scusa. Ci scappano molto. Quando veniamo? Che si sarebbe dopo che hanno ammazzato i puerchi. Magari. È curata la salsiccia. No, ma verso giugno lo facciamo. Quale giugno? No, a giugno ci facciamo un'è. E fine gennaio, principio di febbraio proprio. Tu la fai, sì. I ficato pure. Sì, no. Mandagli cemento. Almeno mi c'è capo. Fate scendo me. Allora ragazzi, questa è una. Abbiamo fatto anche il gruppo perché è una, di solito. Venga. No, venga che salutiamo, venga. No, niente. Ma salutiamo qua? Salutiamo qua. Chiudiamo qua dopo facciamo queste immagini. Parla tu un minuto. Che cosa. Hai fatto tre puntate già. Sì. Che te ne sembra? Ma è una bella comunque esperienza, una bella iniziativa, poi è bello comunque alla fine conoscere posti diversi e soprattutto cercare di valorizzarli e di mettere comunque in atto le proprie tradizioni e conservarle. Penso che questa comunque sia una grande cosa davvero, anche perché non bisogna vergognarsi delle proprie tradizioni, ma bisogna comunque mantenerli, soprattutto questi posti come Tarsia, è giusto che li mantenga, anche per coloro che sono a Toronto. Lo scambio culturale, le nostre tradizioni sono importanti, il nostro dialetto, certo, la cultura. Certo, certo, bisogna comunque cercare di mantenerlo sempre, anche nel momento in cui si va all'estero, si va altrove. Certo. Bisogna adattarsi ad altre culture, però nello stesso tempo mantenere sempre la propria. Assolutamente. Le origini. Brava, condivido. Allora, Maruzio, fanno una bella perché la gente sta incominciando a venire. Noi chiudiamo qua per far vedere poi questa immagine che vi regaliamo in silenzio, Mario Scolla, con il grande Mario Scarpelli, che sia. Sindaco, venga qua, che facciamo questo augurio. Francesco. L'ultima canzone. L'ultima canzone. E al mare sei come la lucetola che mi fa imbazzire la visto? Allora grazie, adesso inizia la messa. Vice sindaco, grazie per la grazie bella per ospitalità. Sindaco, sì. Aspetta, fammi sotto. Sindaco, ti posso dire una cosa? Speriamo di rivedere. Sono stato accolto veramente bene e di aprire, ripeto, questo bel rapporto da regalare ai nostri concittadini che vivono all'estero, che sono, hanno tanto la strategia di Tarsia, ma noi abbiamo anche di loro. Grazie di cuore. Signore. Da Roberta Piefagesco. Il grande Mario Scarpelli, tutta Tarsia. Ragazzi, adesso vi lasciamo le belle immagini di questa festa San Cosmo e Damiano. Ciao.
Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Signore che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta. Er Signore! Quando mi posso vedere? Ma ora aspetta! Ma in modo? Tieni, Maro, ammettati! Dammugori di che? Guarda che mare! Così quasi dopo un decaccia cambieste dopo due. Che ingogne, con nome che si mi esaurete dopo. Dove è nato Alessandro Manzoni? Nella clinica. Mi saluta Franco, oh forte! Oh, ma me prendete in televisione per piacere! No, andiamo alla clinica, Maro.